e diretto l'uscita. Doppio avanti flesso. Non è facile, questo doppio avanti flesso l'abbiamo visto proporre raramente in competizioni internazionali europee, ma è soprattutto un esercizio anche alla portata di Cina, che tra l'altro sarà una delle più agguerrite concorrenti proprio a Pechino. Non sarà un campo gara facile quello delle Olimpiadi, visto che oltre a Romania, Russia, Francia, l'Italia dovrà vedersela anche con il Canada, con la Cina, con gli Stati Uniti, che offrono sicuramente delle scuole con grandissima tradizione. Andiamo a vedere Verona Van de Looyen. È fantastico, questo è un Yurchenko teso con doppio avvitamento,